Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. 60 stelle di David sui muri di abitazioni e banche nel 14° arrondissement a Parigi, come facevano i nazisti e i fascisti con le case degli ebrei, rievocazioni della storia più buia. Dal 7 ottobre in Francia, dove convivono le più grandi comunità di musulmani ed ebrei, sono stati segnalati 857 atti antisemiti. Accade anche in Italia. Ieri a Trastevere qualcuno ha sfregiato due pietre di inciampo, ricordo di due ebrei romani deportati ad Auschwitz. Il veleno che dal Medio Oriente arriva o forse solo si risveglia in Europa, nel resto del mondo. Due bambini senza volto in Dagestan, Repubblica Russa a maggioranza musulmana, aspettano gli ebrei con un coltello. È la sera del 29 ottobre, una folla impazzita assalta l'aeroporto dopo aver saputo dell'arrivo di un volo da Tel Aviv. La caccia all'ebreo, al grido di Allah Akbar, gli insulti antisemiti, le sassate, la marea umana che cerca l'israeliano da linciare. L'episodio più grave, più assurdo di un antisemitismo strisciante. A volte nelle stanze chiuse della predicazione ad opera di imam radicalizzati. O Muslim, O slave of Allah, there is a Jew behind me, come and kill him. Jews, should you trust these people today? A volte ai margini delle manifestazioni pro-Palestina, dove il dolore per le vittime civili di Gaza viene macchiato dalla presenza di minacciosi estremisti, come si vede in questi video girati a Londra. I cartelli, gli slogan antisemiti, persino le bandiere dell'ISIS, fino ai pestaggi, come è accaduto a Chicago, dove alcuni manifestanti pro-Palestina si sono avventati su un cittadino ebreo che li stava filmando.